sono felice che il paese abbia un governo, ero molto preoccupata, come ho detto peraltro, che il governo non ci fosse un nuovo governo, si andasse a elezioni, anche per motivi che non riguardano solo Torino, dall'aumento dell'IVA, ma insomma le conoscete benissimo, e quindi sono molto più tranquilla oggi nel sapere che c'è un governo, sono altrettanto tranquilla nel sapere, anzi sono molto felice che sia in mano al Presidente Conte e credo, non l'ho detto all'inizio ma lo dico alla fine, che Luigi abbia fatto un ottimo lavoro in un momento certamente difficile, con tantissimi attacchi anche internamente che non hanno facilitato, quindi io penso che sia la soluzione migliore nel contesto ovviamente in cui siamo. Molti nostri attivisti, molte persone ci chiedono cosa sta succedendo e di nostra spontanea iniziativa non sarebbe successo quello che sto commentando oggi e avremmo cercato di portare avanti, sicuramente la mia forza politica a livello nazionale avrebbe cercato di portare avanti quello che era il contratto di governo. Detto ciò, Salvini ha deciso, dal mio punto di vista in modo irresponsabile, l'ho detto già allora, di staccare la spina e, come ho detto, penso che il Movimento abbia fatto gli interessi del Paese prima ancora della sua stessa forza politica. Quindi sappiamo benissimo che questo è un passaggio difficile, anche per la nostra, soprattutto per la nostra forza politica, ma nell'interesse del Paese io sono profondamente convinta che si sia fatta la scelta giusta. Poi è ovvio che il Presidente Conte dovrà formare il governo e dovrà riuscire a portare quelle risposte ai cittadini che si aspettano. Quindi sarà importante nel governo, che è stato detto e auspicato di durata come dire, pluriennale, che si possano dare le risposte anche per rispondere a quello scetticismo che c'è da una parte della nostra forza politica. Credo che a livello di città, di comune, da parte mia ci sarà, come c'è sempre stato, continuerà ad esserci, l'interesse a ascoltare, creare, come dire, convergenze sui temi comuni, ma che non per una questione di partitica, ma per una questione dell'interesse della città. Col Partito Democratico, perché immagino ovviamente che ci si riferisse al Partito Democratico, su alcuni temi come i diritti, penso ad esempio al tema dei diritti LGBT, ci sono state convergenze evidenti, su altri temi ci sono state divergenze evidenti, quindi da parte mia, da parte di tutta la mia amministrazione, tutta la Giunta, continuerà a esserci scontro nel senso di confronto ove ci sono idee diverse e ovviamente confronto costruttivo ove si possono costruire delle convergenze. La linea dell'amministrazione Appennino non cambierà in seguito a un cambiamento di compagine a livello nazionale. Le priorità che ci siamo dati sono le stesse che ho detto prima della pausa estiva, quindi penso ovviamente alla TP Finance, penso all'area di crisi, penso all'innovazione, penso ai temi ambientali col nuovo centro aperto e l'elenco che ci eravamo già detti. Quindi su quello noi continueremo a procedere. Se ci sarà interesse di altre forze politiche che non sono sulla mia maggioranza di convergere, costruire, avere un approccio costruttivo, ci sarà sempre, come giusto che sia, da parte di un'amministrazione che governa, l'interesse a costruire il dialogo. Non è che io stia cercando o voglia cercare una maggioranza nuova allargata. C'è un programma che è chiaro, che tutti voglio dire, conoscono, che è stato anche in parte apprezzato, in parte criticato e su quello noi ci muoveremo. Se ci sono convergenze sui temi programmatici, dei nostri temi programmatici, ben venga. Proposte costruttive, ben venga. Ma questo già da ieri, non solo da oggi.